Salve a tutti cari amici e bentornati sul canale di Fountain Pen to Live. Se non l'avete già fatto vi invito ad iscrivervi al canale, così da non perdervi nessun video. Buona visione! Is right, chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Carissimi, bentornati. Quest'oggi parliamo di un'altra piccola novità uscita da poco sul mercato da parte di Delta. La possiamo definire una vera e propria entry level che Delta ha voluto fornire a noi appassionati. Sappiamo l'importanza di questa casa produttrice, sappiamo l'impegno che mette ad ogni sua produzione, quindi ho voluto provare a testare questo modello. L'ho presa attraverso la casa della stilografica, quindi vorrei ringraziare tutto il personale della casa della stilografica perché sono stati rapidissimi sia nella spedizione che nella gestione dell'ordine. Quindi devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro e li ringrazio per questo. Passiamo a parlare della penna. La penna arriva in una confezione classica, molto basica, diciamo, come modello, quindi parliamo di un cartonato lavorato in similpelle, pelle martellata, con all'interno ovviamente tutte le documentazioni, la garanzia e una cartuccia di cortesia per la penna. La penna arriva sprovvista di convertitore, ma con una cartuccia, appunto, come dicevo, una cartuccia di cortesia. Passiamo a guardare quella che è la penna. Per chi di voi è più appassionato al mondo della stilografica da più tempo, diciamo, saprà bene che questo modello, il modello Intesa, era già uscito sotto il marchio Delta. Di preciso adesso non ricordo l'anno di uscita del primo modello. Quest'anno comunque hanno voluto riproporre questo modello di penna, l'Intesa appunto, con una nuova veste. Si chiama sempre Intesa, ma 2.0, come viene riportato anche sulla veretta, oltre al marchio Delta, viene riportato appunto il nome Intesa 2.0. Vengono utilizzate delle resine simili a quelle con cui erano state fatte alcuni modelli, sia di Intesa e sia di altri modelli Delta, ed è una penna molto molto pratica. È una penna entry level perché è molto leggera, è molto gestibile a livello proprio di utilizzo. A differenza delle vecchie Intesa, però, monta un pennino numero 6. Le vecchie Intesa montavano un pennino numero 5.
hanno modificato la sezione di scrittura, e devo dire che in questo la preferisco, perché è una delle sezioni che io adoro particolarmente, proprio per la capacità di dare maggior controllo alla scrittura. Come vi dicevo, arriva con una cartuccia di cortesia. Io ho montato sopra un classico convertitore della Schmidt. Sono dei convertitori standard, quindi l'attacco è il medesimo, ed ha la capacità di ospitare anche le cartucce di misura più grande, quindi le cartucce lunghe, tipo ad esempio quelle della Pelican, per capirci. È una splendida resina, come potete notare dai giochi di luce che fa, è una resina molto molto particolare. Io ho scelto questa in colorazione verde, ma ci sono anche in colorazione blu e anche in una brown, quindi tre differenti colorazioni per questo tipologia di penna. È una penna molto molto leggera. Il vantaggio però qual è? È che comunque si tratta di una penna, come vuole la tradizione di Delta, tornita da barra piena, quindi abbiamo comunque un prodotto di qualità tra le mani, ad un prezzo veramente abbordabile. Stiamo parlando di un prezzo di attacco che si aggira attorno ai 98 euro, quindi a mio avviso assolutamente un best buy da questo punto di vista, perché è una penna dall'alta qualità, dal pennino numero 6 invece che i vecchi pennini numero 5 di Giovo. Quindi un pennino numero 6 che ci dà la possibilità quindi di essere anche volendo intercambiato con altri modelli più prestigiosi, ed ha il vantaggio appunto di avere una praticità di utilizzo pressoché invidiabile a tante altre penne, perché è molto leggera, quindi si tiene benissimo in mano. Può essere un ottimo compromesso a quelle che sono ad oggi i prezzi sul mercato di tante altre penne importanti. Parliamo, vi ripeto, di un best buy a mio avviso, perché il prezzo di 98 euro a cui viene proposta è veramente qualcosa che si va a contrapporre a quelle che sono le concorrenze straniere, sia italiane che straniere, su questa fascia di prezzo. Parlo ad esempio di Twisby o quant'altro. Quindi un ottimo prodotto italiano, che ci dà la possibilità di avere in mano un elemento caratteristico di questa casa produttrice. Passiamo alla prova su carta, così vi rendete conto di quanto sia pratica e semplice nell'utilizzo. Io ho scelto un pennino stab da 1.1 per questa prova e l'ho inchiostrata con il Palm Green di Caveco. Splendido, splendido come al solito. Il pennino è stato curato anche in queste versioni più, chiamiamole così, economiche, ma in realtà sappiamo che la cura è sempre la medesima. Anche in queste versioni il pennino viene trattato allo stesso modo delle versioni più importanti e più costose. Il pennino, come dicevamo, è uno stab da 1.1 e scorre anche su questa tipologia di carta, che è una carta pigna, scorre anche su questa tipologia di carta in maniera egregia. Davvero splendida.
passiamo un attimo giusto per completezza a provarla su carta rodia. Anche qui, nessun tipo di problema. Splendida anche questa colorazione di verde. Mi piace particolarmente perché è un verde molto pieno, molto corposo e saturo di Caveco. Quindi, cos'altro dire? Non vi voglio allungare troppo il brodo, per così dire. La penna è davvero ottima, per quello che è il prezzo, a mio avviso, vi ripeto, può diventare un'ottima scelta da avere in collezione, perché il prezzo è molto contenuto, è una penna molto pratica, si può portare in giro comodamente e ha la possibilità appunto di avere questo pennino ormai d'uso tra virgolette comune, perché si tratta di un giovo numero 6, quindi è facilmente intercambiabile anche con altre penne che avete in collezione sicuramente. Io la consiglio vivamente, quindi non posso fare a meno che consigliarla, perché al prezzo a cui viene proposta ne vale la pena, onestamente ne vale la pena. Carissimi, non mi resta che lasciarvi come al solito con la mia buona giornata. E ci vediamo presto. Don't fly too high.